che Andrea Scialpi, sono un ingegnere aeronautico laureato al Politecnico di Milano, ho ormai 55 anni e da quasi 30 anni lavoro nel campo dell'industria aeronautica. Per circa 20 anni ho lavorato nel campo delle compagnie aeree, dove ho raggiunto mansioni dirigenziali come direttore tecnico di Lauda Italia, di Livingston, di Alfor in Italia e di Chiarchio Malta. A Malta. Negli ultimi 7-8 anni poi mi occupo di consulenze aziendali, principalmente nel campo della progettazione e della produzione di parti di componenti per interni di aeroplani. Dall'anno scolastico 2019-2020 ho assunto l'incarico di docente del corso di meccanica e macchine presso l'Istituto Vinci di Gallarate, dove insegno appunto ai ragazzi del secondo biennio e del quinto anno. Durante questo anno scolastico ho cercato di vivacizzare un po' le lezioni portando alcune delle mie esperienze operative vissute in tutti questi anni, quindi spiegando ai ragazzi come si affrontano certi problemi nell'ambito delle compagnie aeree, sia da un punto di vista tecnico che anche da un punto di vista dell'operatività della compagnia aerea, che da un punto di vista anche delle operazioni di volo. E ho presentato anche alcuni progetti che ho sviluppato nell'ambito dell'industria, come ad esempio soprattutto progetti per quanto riguarda la sicurezza dei sedili degli aeromobili. In particolare ho presentato ai ragazzi, inclusi anche quelli del primo e del secondo anno, gli esiti di un programma di ricerca di cui sono stato il responsabile. Un programma realizzato con un'azienda di Lecco, il Politecnico di Milano e l'Agenzia Europea per la Sicurezza del Volo, l'EASA. Questo progetto consisteva nello sviluppo di un metodo di prova non distruttivo, alternativo ai metodi di prova distruttivi per quanto riguarda la sicurezza dei sedili. Il progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 e agli studenti dell'Istituto Vinci ho mostrato anche quello che sono andato a presentare presso la sede dell'FAA americana a ottobre del 2019. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2020-2021, l'idea è di aumentare la partecipazione dei ragazzi facendogli visitare anche il laboratorio di crash del Politecnico di Milano, facendogli visitare qualche azienda aeronautica e soprattutto cercare di coinvolgerli in progetti di ricerca come un progetto denominato Fly Your Ideas, che è un rolling project di Airbus, dove gli studenti dell'università e delle scuole medie superiori possono portare dei loro progetti per cercare di migliorare o portare qualche innovazione nel campo dell'industria aeronautica. Ad esempio, quest'anno un gruppo di studenti del Politecnico di Milano, che sono stati, che ho seguito parzialmente, hanno sviluppato un progetto molto interessante per quanto riguarda la mobilità dei passeggeri con sedia a rotelle a bordo degli aeroplani per cercare di eliminare quasi totalmente le barriere che sono presenti inevitabilmente, anche se mitigate, in ambito aeroportuale. Questi ragazzi hanno presentato il loro progetto a Airbus e sono finiti nella selezione finale che premierà i 10 migliori progetti, quindi male che vada questi ragazzi arriveranno decimi, ma io spero, sono anche sicuro che riusciranno a ottenere una posizione migliore. Grazie.